Grazie, grazie ovviamente per questa presentazione così affettuosa e nello stesso tempo così carezzevolmente ironica. Potremmo quasi definirla, per stare nel gioco di parole che ci sono dati, un punteggio nei miei confronti. Devo dire tra l'altro che la definizione di figura pubblica mi mancava e il contesto breve mi fa pensare al possibile incombere la definizione di figura aggiunta con l'aggiunta che era un aggettivo sempre iniziante con la P, che però per il momento non pronunciamo. Non lo dico soltanto per notarvi, visto che una presentazione così cortese rischia di lasciare senza parole. Un motivo per restare senza parole potrebbe anche in qualche modo essere determinato dal punto che sta assegnato. Qualcuno che probabilmente ha dato uno sguardo al programma del nostro incontro, forse notato che il titolo di questa mia conversazione suona più o meno così: camerasti dopo, questioni teoriche. Suggerisco, ma sarà stato già percepito da tutti, che la seconda parte del titolo, se si vuole il sottotitolo, va in una nuova ascoltata integrata da un video, per così dire, di autoironia, evidentemente. Perché? Perché senza parere, soprattutto dopo la pubblica e stimolata introduzione di Acilio, che effettivamente partendo dal capo, così corposo, così spaventato, così diciamo, stimolato in una classificazione differenziatissima degli scrittori registi e degli scrittori, si sia in qualche modo di fronte da una parte alla tentazione di pensare che l'approfondimento di questo tema possa in qualche modo fornire degli acquisti allo strumentario di un'immagine sia della letteratura che del cinema, mentre in maniera più nuova, se fosse questo tema, alla fine, può tornare utile per una loro comprensione di attraversamento di onesta formulazione sia il cinema che la letteratura. E dall'altra parte, credo si sia anche visitata dalla sensazione che l'estrema varietà dei casi, e nel corso poi del convegno questo risulterà in qualche modo evidente, forse rende un po' difficile stringere un acquisto teorico restando troppo vicino all'oggetto della sua enunciazione più immediata. Quindi la riflessione che adesso, nei limiti di tempo giustamente indicati, vi propongo riguarda, come potremmo dire, alcuni aspetti delle condizioni di pensiero, di pensabilità di questo tema. E qui in un certo senso tendo un po' a giudicarsi in riferimento alla camera stilo che associato evidentemente macchina da presa e pena sembrerebbe una via anche troppo rapida al tema degli scrittori registi e degli scrittori. Perché non tutti ovviamente che camera stilo è una felice formula con la quale la somma subito all'altezza del 1948, per così dire, offriva alla nascente Nouvelle Vague una delle, come se vogliamo, dei slogan, meglio ancora delle matrici teoriche, più destinate ad essere produttive. Non a caso la formula della camera stilo che era proposta all'interno di un articolo che in qualche modo salutava la nascita di Nouvelle Avant-Garde, la nascita di una nuova avanguardia. In realtà il riferimento a questa sollecitazione credo possa avere una certa utilità, innanzitutto perché ci porta all'altezza di uno snodo della vicenda del cinema e della relazione tra il cinema e il mondo in cui si riproduce il cinema, collocata per così dire in una posizione centrale, solo dal punto di vista cronologico, diciamo 1948, quindi letteralmente più o meno la metà del secolo del cinema.
Personalmente sono convinto che non si viva in una situazione di post-cinema, cosa che pronuncio per intero senza nessun sentimento luttuoso, però in qualche modo consapevole che probabilmente il cinema è stata una delle forme di pensiero più intrinsecamente praticate e in un certo senso gloriosamente limitate al Novecento. Forse una discogitazione massimamente, come possiamo dire, autointerpretativa del secolo breve, cosiddetto. In un certo senso la formula della Canevastico sembra in qualche modo fatta apposta per darci in un'altra versione quando insistendo in particolare su questo cinema, quello che in un certo senso questa forma anche inaugurata, tendeva a presentarci come il cinema della modernità, o per rifarsi al titolo del suo secondo libro cinematografico, il cinema dell'immagine, no, il cinema dell'immagine tecnica. Un cinema, potremmo dire, che riconoscendo come progetto e protagonista il tempo stesso, in un certo senso indicava l'autoapprofondimento dell'arte cinematografica, la mostrazione delle sue ragioni essenziali come la propria fondamentale motivazione. Un cinema che fondamentalmente punta a mettere in evidenza la natura della scoperta del cinema e in un certo senso a puntare al massimo grado di esplicitazione, quindi al massimo grado di perfezionamento. Perfezionamento, come possiamo dire, di ciò che nel cinema possiamo considerare una forma di pensiero. Un perfezionamento che in altri termini non gioca in direzione della moltiplicazione tecnica degli effetti speciali, ma gioca, come potremmo dire, in direzione dell'approfondimento di cosa possa significare un pensiero per immagini. Perché mi sembra che questo tipo di considerazione possa avere forse una qualche utilità? Perché in un certo senso mette in evidenza come la posizione del cinema all'interno dell'esperienza novecentesca sia in un certo senso strettamente legata a un processo di cui è in qualche modo conseguenza anche una delle concause a un certo punto, di quello che potremmo chiamare una unificazione dei confini tra le arti, che si connette in qualche modo anche a una progressiva migrazione del centro delle singole arti, delle singole pratiche artistiche, da un campo di definizioni in qualche modo costruite sulla dipendenza di esse da uno specifico oggetto. Ciò che in un certo senso classicamente rendeva più facile la loro definizione, nel senso che se si diceva che la scultura era qualcosa che si faceva col marmo, con la plastica, eccetera, e che in qualche modo consisteva nello scolpire, che la pittura consisteva nel dipingere, che la letteratura consisteva nello scrivere, si diceva qualcosa probabilmente di vero, ma ciò che in qualche modo, con momenti costituati della riflessione sull'arte del Novecento, messo in un momento in luce, è che probabilmente questa è una risposta limitata a ciò che significa fare scultura, fare pittura, fare letteratura, e che nel momento in cui si riconosca come l'aspetto essenziale di queste pratiche vada al di là del riferimento a uno specifico particolare mezzo, ecco che emerge, per così dire, in vario modo plasmata, declinata all'orizzonte, qualcosa per cui si sarebbe tentato di usare tra scelto uniformismo, ovviamente, quindi andando dalla tempesta al mistero del faro, fa pure Malcheri che si voglia, la forma della materia dei sogni. Insomma, cioè, come possiamo dire, una dimensione del produrre pensiero e immagini
che in un certo senso sembra in certi momenti potersi declinare in direzioni diverse. Se penso ad esempio a quello che è un versante quasi perenne nella riflessione del brano emozionato come poco vale a chi, trovo essenzialmente questa come una grande costante. Quindi, come possiamo dire, un luogo in cui alcuni spostamenti possono indirizzare verso un'arte o verso un'altra. E in un certo senso anche lasciare aperta la possibilità che praticando una inverità si aggiunga a una dimensione che questa non contiene pienamente o non pienamente esaurisce. Volendo tentare di insistere su questo argomento, ma lo facciamo soltanto, come possiamo dire, quasi nelle direzioni, toccando degli spunti che poi non abbiamo ovviamente per fortuna nuovo il tempo di sviluppare, forse potremmo, in modo un po' politica, avanzare questa considerazione. Il cinema nasce quando si rivede, quando si scopre una documenta che è essenzialmente in grado di fare ciò che non ci fa, di vedere le immagini documenti. Ora, in un certo senso, le immagini sono da sempre un documento e da Platone in poi, anche prima, lo si sa. È un sapere, in un certo senso, esoterico e aristocratico. È quello che caratterizza il rapporto con l'immagine di coloro che hanno saputo praticare artisticamente. Il suggerimento, spesso il tuono che dava l'immagine giovane, il disegno di un uomo, di passare di fronte ai quadri di un'esposizione rapidamente, senza sostare, guardando il luogo, la curva dell'occhio, per cogliere il movimento del vento che in essi si produce. E non il quieto stare come oggetto di una tela dipinta a nostra disposizione, dice molto il clima di neogantismo anarchico, come poteva essere quello che la ripinosa ungherese operava in quell'epoca degli anni 10 del Novecento. Beh sì, effettivamente, forse le immagini sono il movimento da sé, in cosa consiste ora realmente il cinema, e forse non tanto nella macchinetta quanto nel fatto che nel momento in cui il cinema nasce, la possibilità di ricorrere a una tecnologia come quella che appunto consente di realizzare le immagini in movimento, consente anche di operare un confronto, per più verso sicuramente decisivo per la letteratura, tra la tendenza di una estetica, intesa come pratica estetica, sempre più a quell'epoca, rivolta in direzione di un astratto, di una emancipazione in qualche modo dalla cornice classica di un'estetica della mimesis, riconvergendo sul rapporto con le immagini del mondo. Da un certo punto di vista il cinema è una sorta di sintesi tra un massimo grado di astrazione e una visione addirittura fotografica, anche se non manco tentativi cinematografici astrattisti, di ripresa del mondo tra virgolette reale. E quindi anche in qualche modo di esplorazione della irrealtà delle rappresentazioni, presunte rappresentazioni di realtà. Per cui la formula sfrizzante con cui Max Weber tendeva a liquidare le pretese filosofiche dell'Anschauung, cioè della visione del mondo, dicendo coloro che vogliono avere visioni del mondo vanno al cinema. Paradossalmente, se dalla sua originaria finalità fu manifestazione di disprezzo nei confronti della filosofia, vediamo che è un'intuizione molto profonda,
con la possibilità di lavorare su visioni del mondo. Ma la formula della camera stilò metteva in evidenza anche un altro tratto, un segnale meravigliosamente recente, segnale un altro tratto, quello che in un certo senso fosse decisivo per noi nel cogliere la peculiarità dell'arte cinematografica, ma anche la sua relazione così intima e anche più differenziante con l'arte della scrittura. Cioè, in realtà, l'idea della camera a stilo, come si sa, è l'idea che sia possibile usare la camera, la lampada da presa, come uno scrittore scrive con la propria penna. Quindi con qualcosa che c'era ovviamente una allusione all'alleggerimento della pesantezza degli apparati costruttivi, degli apparati tecnici proprio della produzione cinematografica, celebrazione di una ripresa in plein air, rifiuto della dimensione ancora troppo teatrale di una illuministica in qualche modo propria della produzione cinematografica, della grande produzione come quella di Indiana, c'era tutto questo ovviamente. Ma c'era anche in un certo senso qualcosa di più, c'era per così dire il coglimento della possibilità di avvicinare il cinema alla sua effettiva peculiarità, cioè emancipare il cinema dall'idea che al suo centro stesse la visione, le cose che vengono fatte vedere, e al suo centro invece stesse la pratica dello sguardo. E lo stacco tra sguardo e visione, certo, dico cose ovviamente detto dall'amico Giorgio Fortinazzi, ovviamente guarderà un po' di compassione, in effettivo il discorso che riprende degli ultimi 50 anni sono stati, come possiamo dire, un cavallo di battaglia di coloro che hanno qualche modo della sottogerazione, perché sono portati con questi fenomeni. Però voglio dire, lo scarto da dire la visione di sguardo è per molti versi ciò che ci mette più direttamente in contatto con quanto nell'orizzonte della scrittura rappresenta noi scientificamente un'approssimazione necessaria alla scrittura come un'attività la cui sostanza non può essere conclusa con il complesso dei presunti distinti contenuti a cui la scrittura si dedica. La comparazione in un certo senso mette in mente una cosa, la scrittura letteraria è qualcosa che si perde nel momento in cui la si spegne nel complesso delle cose che la scrittura direbbe. La scrittura fa. E in un certo senso la scrittura, come rinuncia a sedimentarsi in un prodotto finito, rivendicando la centralità del movimento in cui essa si produce. Se vogliamo usare i termini dell'estetica antica, o meglio, un pensiero antico riguardante la pratica artistica, visto che gli antichi non avevano ciò che noi chiamiamo, nel senso disciplinare estetica, qualcosa che merita al cuore di un poiei la dimensione non conoscibile alla produzione di oggetti di un prate. Qualcosa che in qualche modo ci richiama alla scrittura non tanto come ciò che giace in qualche modo scritto, ma come ciò che in un certo senso agisce recuperando per virtù di scrittura una sua forza parlante, qualcosa di molto simile a quella responsabilità che caratterizza lo sguardo.
e che tutto sommato ci abbiega in maniera molto diversa sia nei confronti del cinema sia nei confronti della letteratura, perché la caratteristica dello sguardo rispetto alla visione è che mentre la visione è qualcosa che sta che pone in esclusione da sé il punto prospettico da cui si guarda, lo sguardo è una dimensione nella quale siamo sempre contemporaneamente guardati e guardati. Ecco, forse una dimensione di questo tipo il cinema la comunica con una forte capacità di stimolo alla letteratura. Certo, non tutti i registi che fanno anche gli scrittori e gli scrittori che fanno anche i registi rientrano all'interno di ciò a cui si vorrebbe rifare questa mia considerazione. Succede però nei casi in cui sono quelli che mi attraggono di più, forse, almeno finché si resta all'interno dell'orizzonte, di un orizzonte in cui abbia senso la nozione del dolore, quelli nati termini in cui si verifica la forza di una necessità reciproca tra le due forme, per così dire, artistiche, che in qualche modo illumini l'aspetto necessario di una relazione tra filosofia e cinema, tra letteratura e cinema. È una considerazione generale, ma ogni qualvolta mi trovi di fronte a una A e B, letteratura e cinema, psicanalisi e cinema, cinema e letteratura, eccetera, l'unica cosa che veramente mi interessa è ciò che l'approfondimento di questo tema lo rende necessario. L'accostamento e la contrazione mi sembrano da nulla abbastanza utile. Ciò che la rende veramente importante è scoprire che forse era necessaria per pensare l'una cosa e l'altra. Quando si giunge a questo, allora il tema, se mi si passa l'espressione, diventa davvero serio. E indubbiamente alcuni registi scrittori, scrittori registi, quando non si limitano a fare semplicemente due mestieri, tutti noi ne abbiamo fatti tanti di mestieri assieme, non è questo il problema. Quando abbiamo scrittori e registi che in un certo senso vivono come una necessità incrociare i due temi. E quando questo avviene, allora effettivamente forse ci troviamo di fronte a un'altra occasione, un altro aspetto di quello che potrebbe essere il significato della formula camera penna stilografica. Se ci pensate, pensando rapidamente a questa relazione, avevo pensato in un giorno per quali sono dei cubini. Noti sulle cinematografiche sono probabilmente, pur nella loro esibilità, una delle massime approssimazioni teoriche all'essenza del cinema, no? Ma poi ovviamente non ce ne renderebbe conto di questo tipo. Ma non è questo, metteva in evidenza una cosa sostanzialmente, che la macchina cinema, la macchina da presa, fondamentalmente ha una sua salutare disumanità. La macchina da presa di per sé non seleziona come facciamo noi con un nostro sguardo educato o maleducato e culturalmente situato ciò che vediamo. Il nostro vedere non è mai innocente e la formula vedere con i propri occhi è carica anche di una forte ipocrisia. Noi vediamo sempre quello che siamo abituati a vedere, ciò che sappiamo vedere. La nostra capacità di non vedere l'evidenza, ci potrebbero essere casi che riguardano anche un'attualità politica e sociale, è poderosa e anche meravigliosamente omicida. Ecco, la camera, la macchina da ripresa, aveva essenzialmente questa qualità. Becca quello che becca davanti senza nessun filtro. Il cinema, in un certo senso, può essere le sue manifestazioni principali, un modo di ripartire da questa condizione, dal momento in cui la camera riprende, tra virgolette, oggettivamente ciò che c'è davanti, noi diventiamo responsabili, responsabilità dello sguardo,
di tutto ciò che decidiamo di vedere. E se ci pensate, grandi situazioni del cinema, il finale di Citizen Kane, il finale ovviamente di Blow Up, ci parlano essenzialmente di una cosa: la macchina da presa vede cose che noi non vediamo e ce le sbatte di fronte con la forza. Lui, ad esempio, un altro grande fenomeno novecentesco della psicanalisi, faceva agire al di là di qualsiasi recupero interpretativo la dimensione sempre inappropriabile, sempre decisivamente attiva dell'inconscio. Ecco, da un certo punto di vista, questo orizzonte è quello che, per ciò che io almeno tendo a capire, costituisce lo sfondo su cui di tanto in tanto, con una certa intermittenza, rimbalza con uno stimolo importante l'interferenza scrittura cinema, così come noi la troviamo spesso in alcune grandi manifestazioni, sia della significative manifestazioni sia della letteratura che del cinema. Qui si aprirebbe lo spazio per un altro discorso che accenno appena, quanto ho, Attilio? 5 minuti? Sì. Ecco, che allora che accenno appena a memoria pura. Attilio prima faceva riferimento a condizioni di postmodernità, io in maniera un po' tale, parlando di una nostra condizione di post-cinema, che è una condizione molto interessante, nella quale, come possiamo dire, la visione di autorità, non dico sparisca, ma si moltiplica e si articola in maniera assolutamente nuova. Sono tra coloro, questo forse è una dichiarazione un po' convinta, che ritengono il fenomeno delle serie televisive negli Stati Uniti un fenomeno importante, dove effettivamente il rapporto letteratura-cinema e in un certo senso concezione letteraria, concezione cinematografica nella stessa persona, negli stessi gruppi, che si presenta in una maniera estremamente interessante. Questo perché prodotti di questo tipo prevedono, al di là del gioco anche brutale con cui si piazzano commercialmente, una costruzione sapientissima degli effetti, come effetti costruiti sulla stratificazione della memoria culturale del target, di spettatore, e quindi sostanzialmente sono costruzioni che prevedono con un grado elevatissimo di dettaglio la ricostruzione dei riferimenti letterari, cinematografici, finzionali in generale, che possono essere fatti agire a diversi livelli di percezione. Neanche, come possiamo dire, il colore delle scarpe infiorate è privo di una giustificazione all'interno di un parallelogramma di riferimenti che sono letterari, iconologici, storico-cinematografici, storico-televisivi. E qui sostanzialmente, in una situazione in cui è difficile parlare di regista, di sceneggiatore, perché abbiamo, come possiamo dire, un'equipe, comunità molto vasta che interagisce, si produce un'altra, come possiamo dire, paradossale forma, l'epifanica per tanti versi, di regista-scrittore, di scrittore-regista, che è anche scrittore-regista, scenografo, curatore delle musiche, curatore degli effetti, in senso complessivo. Ecco, a una parziale congiunzione tra i due scenari viene alla mente, come possiamo dire, una formula che ho sempre ritenuto ricchissima, come possiamo dire, di una sua forza filosofica, in quel grande pensatore che è stato Orson Welles, quando in qualche modo lo si contatta appunto attraverso il suo cinema, attraverso le sue interviste, così pieni di balle assolutamente spaziali e così assolutamente geniali dal punto di vista dell'ideazione, no?
Wells ha sempre insistito sulla centralità della storia. Tanto è vero che, come forse qualcuno lo sa, tra le tante cose, una delle forme di riduzioni teatrali a scopo di uso didattico nelle scuole, dei drammi di Shakespeare. Eppure, Wells sapeva mettere in evidenza come la storia, nel suo caso, non poteva essere ridotta al plot, a un nucleo nel senso tecnico, narratologico, narrativo. La storia era la suscettibilità di un mito, sarebbe detto l'Aristotele della poetica, però di aggregare a sé il germe della sua elaborazione cinematografica complessiva. Un nucleo narrativo che si porta dentro intuizioni visive e intuizioni temporali. Qualcosa che in un certo senso forse opera in maniera varia quando qualcosa sta cominciando a diventare un romanzo, un racconto o un film, e che comunque agisce nel momento in cui lo si realizza. A proposito, cosa avete notato? Che molti registi di grado, molti autori di ne penso due in Barbera, di John Simon, persone di cui ci siamo occupati, hanno sempre messo in evidenza, tutto sommato a loro, beh, anche il turismo che era i film, interessava girarli, stai girarli, e Simon desiderava essenzialmente scrivere, di contemplarli finiti, di rileggerli, a loro interessava abbastanza poco, non perché non interessasse il dettaglio perfetto del loro lavoro, ma tutto questo dovevano trovarlo nel piacere e sofferenza dello stare scrivendo, dello stare girando. Grazie.